Ben trovati a tutti. Questa è la diretta che dal Club Amici dell'Arte, dalla Galleria d'Arte di Bellino di Ferrara, che dà inizio a queste performance di Maurizio Ganzaroli, che si chiama Il Femminino nell'Arte. Il Femminino nell'Arte per, diciamo, racchiude un po' tutto il mondo della donna. Vuole raccontare un po' con queste due performance, che saranno Cari vicini e La moglie perfetta, vuole raccontare un po' delle situazioni un po' comiche col tema femminile. La moglie perfetta ci sarà anche la presenza di un noto attore, che è Carlo Gamberoni, che farà una piccola parte, e con Cari vicini invece sarà totalmente interpretata da Maurizio Ganzaroli, che ora vi presento. Prego, Maurizio. Ciao a tutti. Allora, io ho pensato di fare due performance per questa giornata, che non fossero né pesanti, perché di solito si tende sempre ad andare verso qualche cosa di pesante, eccetera, e sinceramente non volevo che fosse una cosa così. Volevo che fosse una cosa più ironica, e quindi è non tanto sulle donne, ma tanto sull'universo femminile, soprattutto su quell'animo maschile spesso che va sull'egocentrico, che va un po' sullo scemo anche, che certe donne devono purtroppo sopportare perché ci sono sposate assieme. Quindi nella prima ci sarà questa situazione di Cari vicini, che adesso andrete a vedere, e nella seconda invece, La moglie perfetta, ci sarà la collaborazione anche di Roberto Gamberoni, che dopo poi tra una performance e l'altra leggerà anche alcune frasi. Un secondo solo e poi inizio. Vi lascio ora voi con Cari vicini, con Maurizio Ganzaroli. Cara, per favore, dai, ci dobbiamo preparare. Sì, ho capito, sì, va bene, mi devo preparare. Ma perché? Ma chi me l'ha fatto fare? Io non mi sopporto coi due, lo sai? Madonna, perché? E poi l'hai visto la mia cravatta rossa? Sì, come questa che ce l'ho. Sì, va bene, ok, l'ho trovata. E la camicia nera, sì. Sì, come? Questa. Vabbè, insomma, per favore, dai. Non so neanche vuole andare lì, dai, per piacere, dai. Che sono sentito una rottura di più. Una cosa impossibile. Lei che viene lì, che fa: hai visto il mio nuovo braccialetto? No, non ci far caso, pesa solo 12 kg, ma non ti preoccupare. Hai visto i miei orecchini? Mio marito mi ha regalato questi orecchini da 52.000 euro, ma sai, era proprio quel po' che gli rimaneva dello stipendio. E lui sempre con le sue stupidaggini sul golf, sulla yacht, e il club, e gli amici. Che palle. Dai, per favore, dai. Dai, facciamo una cosa, dai. Per favore. Facciamo così. Siamo tutti e due ammalati, ci siamo presi l'ebola, ci siamo presi la lepra, sì, secondo me la lepra è una bella malattia. Uno si prende la lepra, poi dice toccare un paio di settimane e dopo poi. Ma perché ci vuole andare? Ma perché? Perché? Sì, ho capito, lui è il tuo capo, e allora tu devi andarci d'accordo con questo qua, perché così dopo ti dà qualcosa in più. Sì. Ah, non lo sopporto quel tipo. Sua moglie poi guarda di fare. Non lo so, guarda. Dai, stiamo calmi, facciamo così. Ci abbiamo tutti e due l'ebola, dai. Ci ha preso un paio d'ebola,
Che cacchio ne so io di come si prende l'ebola? Sarà buco di ghiaccio, un po' di menta, qualche cosa, un aperitivo? Che cavolo ne so io di come? Insomma, stiamo a casa, Madonna, Madonna. E il cappello, l'hai visto il cappello? Il cappello, sì. Il cappello, quello con la piuma, quello con... il cappello, sì, perché non lo trovo il cappello. Sei pronta? Sì, va bene, sì, sono pronto anch'io. Adesso controllo se è tutto, dai. Allora, ho qua i documenti che devo far firmare. Cioè i calzini. Che cavolo ci fa? Guarda. Ho le altre cose che devo far firmare. Ho la cartella, ci metto dentro tutto. Deve essere tutto ben ordinato. Anche i calzini li prendiamo, non ho capito cosa ci fanno qua dentro, me lo stesso.